Ciao raga, oggi vi faccio vedere come smonterò tutto questo sì per portarlo in verniciatura, nel senso che scartarlo tutto, prepararlo e poi verniciarlo nero, cerchi, bandine, cromati. Andiamo un attimo a iniziare a smontarlo. Il faro l'ho già smontato. Leviamo questi qui, poi leviamo anche le linguette. Mettiamo le viti, se non si perdono. Poi andiamo a levare con un cacciavite nano la mascherina sotto. Vedo che questa è rotta, un po' di resina sotto e si ristucca. Leviamo la bobina. Centralina elettronica, per il sì elettronico. Verniciare per bene, poi se si può fare un troiaio si possono anche lasciare. E le andiamo a rimettere qua. Con la vite almeno non si perdano. Pipetta e rimettiamo le viti e non perdiamo nulla. Thank you.
siete un cazzo, si fa così. Poi si prende una scatola e mettiamo tutto dentro, perché se no si perde il tutto. Per smontare il faro ci vuole una chiavina di 10, che ora vi farò vedere come si fa. Prendiamo una chiave di 10, non viene, raga, non è un problema, non bisogna prendere la chiave, ma bisogna prendere questa. Pronta? Andiamo a vedere se si svita. Chiavina di 10. Non viene nemmeno la chiave di 10, quindi che facciamo? Usiamo le armi forti. Carabina. Vediamo se ora viene, eh. Vediamo. Ha avuto paura? Una volta allentato, però dobbiamo prendere un martello, perché qui c'è un cono che vi farò vedere, e si spinge giù, si riallenta e si spinge giù, si riallenta e si spinge giù. Ora è già lente e andiamo a levare il manubrio. Vi do un consiglio, questi gommini qui non si trovano più e non li fanno più nemmeno di concorrenza, quindi vi consiglio di tenerli da una parte. Andiamo a levare il manubrio. Ecco fatto, questo è il cono che vi dicevo, che si stringe e va a allargare la base. Ora io non sto a levare, ma non lo voglio levare. Sì, via, andiamo, vai, se no mi rompete. Chiavina.
8, chiavina di 10 uguale. Dietro chiave di 13. Rimettiamo le viti se non si perdono. Questo poi lo cambieremo una volta fatta la revisione, perché questo fa cagare. Ora c'è da levare la manopola, questa è fissa, quindi che si fa? Si prende lo spirito, perché lo spirito evapora. Prendiamo un cacciavite e lo infiliamo dentro la manopola e ci spruzziamo un po' di spirito dentro. Spirito, alcol, perché tutti mi dicono che è lo spirito, è alcol. E poi gli si dà fuoco, no, scherzo. Leviamo il cacciavite. E giriamo la manopola se viene. Non viene? Se ne mette dell'altro. Ma fino a un fondo, quando... Guardate che bellezza, è un amore. Si leva questo e leviamo il faro. Poi per fare un bel lavoro si smonta questa qui, mettiamolo un po' più lontano, sennò mi sembra di diventare cieco. Con queste facciamo, prendiamo una spugnina Bravo con un po' di sapone e la andiamo a passare nelle parti rugginose. Guardate, state attenti. Ora faccio una cosa veloce, poi tanto lo farò per bene. Un po' di carta e lo andiamo a pulire. Allora, andiamo a pulirlo. Guardate, tra questo e questo la differenza. Visto? Troppo forte. Continuiamo. Per levare la forca. Anzi, prima leviamo il seggiolino. Leviamo il seggiolino. Il seggiolino si leva con una chiave di 13.